Se ti interessa acquistare crediti FIFA scontati, clicca il link in descrizione. Ma bella a tutti ragazzi, eccoci qua ritornati con il Road to Glory. Signori, questa serie grazie a voi è tornata ai vecchi splendori perché stiamo spaccando tutto, quindi vorrei che continuassimo così. Quindi signori, sarebbe il top se anche per questo episodio superassimo i 20.000 likes. La squadra era rimasta così alla fine dello scorso episodio. Come potete vedere signori, c'è un nuovo innesto, Ngando, è proprio un Ngando lui. E lui è qui a sostituire Azumum, proprio perché alla fine dello scorso episodio, nell'ultima partita, l'avversario ha quittato. Quindi non ci siamo presi il bonus vittoria, ci siamo presi solo il bonus del quit. Quindi un solo potenziamento. E Ngando quindi ha sostituito Azumum da bronzo raro ad argento non raro. E poi proprio perché i vostri consigli sono fondamentali signori, qualcuno di voi mi ha consigliato di, visto che noi abbiamo 3 stelle adesso, abbiamo 68 di valutazione squadra, quando l'avversario è molto più forte di noi, nel senso che ha più di una stella rispetto a noi, noi per quella partita prendiamo un bonus ogni gol di Ibrahimovic, mentre se invece la partita è abbastanza alla pari della serie, che se io ho 68 e lui c'ha 70 va bene lo stesso, Ibrahimovic prenderà un potenziamento ogni 2 gol. Quando invece la squadra dell'avversario è troppo forte, semplicemente prenderemo un potenziamento ogni gol. E quindi, signori, in virtù di questo, andiamoci a cercare il primo avversario da spaccare a metà partendo dal culo. Ok, signori, ci siamo! Primo avversario di oggi che ci mette davanti una formazione tutta d'oro, un po' alla cazzo de cane, sinceramente, ragazzi. Non la capisco tanto sta squadra, però c'ha 76 di media squadra e una stella in più a noi, senza contare che c'ha 8 in più di valutazione media. Quindi Ibrahimovic per questa partita ci consegnerà un potenziamento per ogni gol. Eccolo qua, è già carico, è incazzato nero, guarda, se la sta a prendere con Augusten. Bellissima, Ibra, Ibra là, no, la parata di cazzo, non la voleva neanche prendere. L'ha presa, dalla Ibra, 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 Ibra da fuori, Ibra da fuori. Ci siamo, aspetta, vai, dov'è Ibra? Vedimi Ibrahimovic, è sto cazzo de portiere di merda, prendila. Ok, merda, sei un nano. Ok, che lancialo sulla fascia. Vai Lucas. Bravo Lucas. Eccolo Ibra. È fuori dai pali che non l'ha presa Ibra. L'ho vista dentro. Vai Traoré. Traoré. Ma vaffanculo Adler. Ok, vai Traoré. Trova Ibra. Pesca Ibrahimovic, madonna, Adler gli sta salvando tutto. No, no, non puoi fischiare adesso, ma sei stronzo. Adler ha deciso che oggi non si passa. Oh, toglila. No, vabbè, ma... Ah, porca puttana, toglila. Il primo cazzo di tiro. Bella. Per favore, vai sulla palla, ma sei orbo. Non ci voglio credere. Sì, vabbè, Ibrahimovic se va a prendere il tempo... Raga! No, vabbè, ragazzi, ma che cazzo di problemi c'ha? No, vabbè, ma devo perderla questa partita. Devo perderla questa cazzo di partita! Ibra! Ma porca puttana, guarda Adler, neanche in angolo la devia. Porca troia! Dalla Ibra, per favore. Dalla, l'hai data a non so chi. Per favore! Guarda, tanto prende tutto! Mettila in mezzo, Ibra. Proviamoci! Porca troia, non ci credo. No, vabbè, raga. Giusto, perdere le partite così. Va bene, FIFA. Giusto. Se volete spiegare a qualcuno che non conosce FIFA che cos'è FIFA, fategli vedere le statistiche, così è una partita come va a finire. Il peggiore in campo, signori, è proprio Bernardoni. Da che nello scorso episodio l'avevamo elogiato a leggenda, in questo episodio ho preso il peggiore in campo. E quindi, comunque, essendo lui il peggiore in campo, non può essere depotenziato perché era già bronzo normale. Ed eccoci qui. Vediamo un po' chi ci mette davanti questo stronzo. Attenzione, abbiamo la squadra alla pari. Quindi per questa partita, signori, Ibrahimovic prenderà un potenziamento ogni 2 gol. Perché questo qui c'ha la squadra come la mia, anzi un po' peggio della mia. Quello lì che cos'è? Ok, l'hai visto Ibra, vai, mettila di qua. Ibrahimovic però, porca puttana. Oh, come rischia. Quello si è messo paura, ragazzi, gli mutilava la faccia. Bella Ibra. Tira una pezza Ibrahimovic la mette dentro. Vediamo un po' dove ho tirato. No, vabbè, ero praticamente su. No. Non è tiro dalla distanza, purtroppo, ragazzi. Bella così. Bella questa azione, ragazzi, sta venendo fuori un'azione bellissima. Mettila in mezzo subito. Ibra! Il portiere è morto di nuovo. Mamma mia, Ibrahimovic, signori. È regolare. Ibra! No, ho voluto provare la bordata incredibile. Devo andargli in culo. Bella Boscaglia. Che io lo chiamo Boscaglia, si chiama Boscaglioli.
Metti l'assist! Ibra mette l'assist! Ibra mette l'assist, signori! Ibra lo mette! Ha guittato. E signori, per questa partita Ibrahimovic fa 2 gol, 1 assist. Vittoria! Assist, gol di Ibrahimovic, perché ne dovevamo fare 2. Quindi 4 potenziamenti per questa partita. Perfetto, signori, i nostri 4 potenziamenti li abbiamo spesi con questi 2 giocatori d'argento qui. Abbiamo sostituito il nostro terzino sinistro bronzo normale con un argento normale. E qui abbiamo tolto Fofana bronzo normale e l'abbiamo sostituito con Ouri argento normale. E adesso andiamoci a cercare l'ultimo avversario di oggi. Andiamo a vedere chi ci mette davanti quest'altro avversario. Attenzione, c'ha 76 di valutazione media squadra. Visto che lui è la squadra più forte della nostra, Ibrahimovic prenderà un potenziamento ogni gol. Ibra, fa qualcosa. Ma ha ucciso, arbitro, fermo. Vai Ibra, che forse l'hai messa bene. Oddio santo, l'ha tolta da lì. Bella. C'ho Ibrahimovic che stava impostando il gioco lì, non c'è qui. Keita, maledetto, non ti ho sostituito. Ti volevo tenere, porca puttana, dopo questa. Madonna. Aspetta. Traoré. Vai da solo, Traoré. Non ci credo, ok. Ngando ha segnato. Ha fatto un gol ingandevole. Ha quittato. Cioè non ci ha dato neanche lo sfizio di giocarla. Sta di fatto che, signori, visto che ha quittato all'undicesimo minuto, Ibrahimovic non ha fatto in tempo a fare una ceppa. Noi per questa partita prendiamo il bonus rage quit e il bonus vittoria e vediamo un po' come spenderli. E con uno dei nostri 2 potenziamenti, signori, abbiamo sostituito Traoré sulla fascia e abbiamo messo questo tipo molto sorridente. E poi, signori, sull'altra fascia abbiamo tolto quella pippa infame di Lucas e abbiamo messo Di Maria in forma. Quindi, signori, è arrivato il nostro primo in forma di questa seconda stagione del Road to Glory. E adesso, signori, con questa squadra ancora più forte, andiamoci a cercare l'ultimo avversario. Vaffanculo. C'ha poca intesa, signori. Però c'è una squadra con 4 stelle e mezzo. Potrebbe essere un problema. Però per questa partita Ibrahimovic prenderà un potenziamento ogni gol. Bravo Bernardoni. Aia. Non so dove è andato Payet. Non so dove è finito Payet. Oddio, ha sbagliato. Ok. No vabbè, ma che cazzo di passaggi sono. Ma tu sei stronzo malissimo. Meno male che Thiago Motta c'ha i piedi storti. Ok. Ibra, maledetto quanto sei lento però a volte. Ok, ci siamo. Metti in mezzo. Ibra, da solo. Ibrahimovic la mette dentro. Il portiere non si sa perché era uscito. Ok, ok. No, no, Ibra. Ibra. Annaggia. Oddio santo. Annaggia. Porca puttana, raga. Ma la difesa mia. Guarda là quel coglione. Dio santo. Devo potenziare per forza la difesa. Non si può vedere questo. È scandaloso. Paie. Prova la botta, Paie. No, non lo dovevo fare. Lo sapevo che non lo dovevo fare. Vai così. Ma what the fuck? Cioè, per la seconda volta, signori, ma seriamente fate? FIFA, ma seriamente lo fai? Signori, è come l'altra, però questa volta stavamo pareggiando, quindi la partita era abbastanza equa. Quindi, ragazzi, abbiamo sempre a disposizione un potenziamento. Ditemi voi come spenderlo per questa squadra. Fatemi anche sapere la vostra su questo nuovo modo di adoperare il potenziamento per Ibrahimovic. Ditemi se vi sembra giusto. Poi, ovviamente, quando arriveremo a 5 stelle di squadra, capiteremo ovviamente contro sempre squadra a 5 stelle. Quindi, da quel momento in poi, Ibrahimovic prenderà sempre un gol per potenziamento, perché le partite saranno al massimo livello. E quindi, signori, per questo episodio siamo arrivati al termine. Spero come al solito che vi sia piaciuto. Proviamo a superare i 20.000 likes per questo terzo episodio del Road to Glory. E niente, signori, come già detto, per questo episodio per oggi è tutto. Lasciate un like, lasciate un commento. State in saluta, bella. Qui Giagia, bella Giagia. Bella, rigore. Perché non mi dai rigori? Ma hanno infortunato. Guarda che non mi rialzo più. Perché non mi dà un rigore? Arbitro de merda, ti faccio i falli. Ti faccio i falli, arbitro di merda.